Franco Bisogno, segretario generale della UGL, questo è il secondo giorno che stiamo presidiando la provincia con la Reghi Multiservice. Questa è un'azienda partecipata dalla provincia di Salerno. Praticamente questi lavoratori sono senza stipendi dal 1 gennaio 2015, i quali praticamente sono vincitori di concorso a tempo indeterminato, ma a questo punto la provincia non li ha stabilizzati e non ha dato ancora una risposta a questi lavoratori, li mantengono nel limbo, come si suol dire. Noi stiamo aspettando la convocazione del presidente Campora, che gli abbiamo fatto come organizzazione sindacale. Sono 15 giorni, ma il presidente Campora ancora non ci convoca. Noi siamo disponibili ad incontrarlo in qualsiasi momento, ma siamo disponibili anche a farci Natale sotto la provincia. Andiamo ad oltranza per risolvere il problema di questi lavoratori. Lavoratori che erano a tempo determinato, però di fatto poi non hanno avuto nessuna risposta. Esattamente, loro hanno fatto un concorso a tempo determinato, però il problema è che molti di loro hanno superato i 30 mesi di lavoro continuato con la Reghi Multiservice, però nessuno prende decisione in merito a questi lavoratori. Teoricamente dovrebbero essere assorbiti. Assorbiti, esatto, perché loro fanno delle mansioni che sono importantissime per la provincia di Salerno. La provincia in questo momento, le uniche due realtà che le creavano delle situazioni estremamente gravi. Però a questo punto, con questi lavoratori fuori dal loro ambito lavorativo, la manutenzione non viene effettuata e non viene effettuata neanche sulle strade provinciali, nonostante nei magazzini ci hanno degli attrezzi che costano centinaia di migliaia di euro, che da gennaio non vengono utilizzati praticamente. E quindi noi siamo qua a aspettare una risposta per dire a loro: li vogliono assumere o non li vogliono assumere? Ce lo mettono per iscritto, ci fanno un verbalino e chiudiamo la partita.